187, sogno o fantasia? Avevo un malessere strano. Mentre mi domandavo cosa fosse, improvvisamente mi sono sentito bene, ma un bene anch'esso strano, indescrivibile. Mi sembrava di stare sul letto, istintivamente voltato verso l'orologio per vedere che ora fosse. Al posto dell'orologio, che si vede anche di notte, c'era una nebbiolina chiara che me lo copriva. Guardai intorno e questa nebbiolina era un po' dappertutto. Mi domandai se stavo coricato in piedi, non riuscivo a capirlo, tantomeno a vederlo. Ho cercato di muovermi, ma più che muovermi io mi è sembrato che tutto intorno a me si muovesse. Ero sorpreso, non pauroso e neppure curioso. Guardavo. La nebbiolina chiara, che a volte cambiava colore, cioè si illuminava di una luce sempre più chiara, ma differente, non saprei come descriverla. Mi sono stropicciato gli occhi quasi per vedere, ma forse più per capire dove mi trovassi. Continuavo a sentirmi bene, anche in questo caso un bene che non so descrivere. Pian piano mi sembrava di entrare in uno stato di dormiveglia, anzi proprio di sonno, ma sonno soave, leggero, bello. Mi sentivo leggero, tanto che muovevo le mani, le gambe, la testa, senza accorgermene, immerso in quella nebbiolina che mi rendeva tutto più facile. Mi sembrava anche di avere perso il peso del corpo. Capivo che avevo un corpo, il mio corpo, ma nuovo, differente. Che però era il mio corpo, difficile a descriversi. Mi sono abbandonato. Intorno a me cominciano a muoversi tante persone. Non ombre, ma persone vere, con lineamenti differenti, che me ne faceva distinguere anche se mi apparivano quasi trasparenti. Non mi sforzavo per capire, conoscere o riconoscere. Perché mi passavano davanti senza dire chi fossero e mi lasciavano un'impressione che partiva dagli occhi di ciascuna. Più che dagli occhi era uno sguardo che mi colpiva, mi avvolgeva e mi faceva sentire meglio, conoscere di ciascuna il bello, la gioia, il sorriso, anzi la felicità che stava avvolgendo anche me. Non saprei dire altro. Questa visione era come una presenza che non svaniva. Non si allontanava, era lì anche se, non so come dire, era con gli altri, negli altri in movimento ma ferma. Poi un lampo non pauroso come i lampi da noi nei temporali, era luce che stranamente non vedevo ma capivo. Poi un momento di vuoto, non buio, un vuoto anch'esso indescrivibile, forse una pausa, come se sparisse ciò che stavo vedendo, senza però essere sostituito da altro. Mi sembrò di addormentarmi, cioè di perdere la sensibilità, non quella che abbiamo comunemente, perché quella era già rimasta sospesa, ma quel modo di percepire che avevo preso al suo posto. Finalmente aprii non gli occhi, ma la mente. E sparì la nebulosa di prima e tutto era più chiaro. Ma che cosa? Le persone, il luogo, io stesso, non saprei cosa e come dire. Forse un incontro con qualcosa o qualcuno. Meraviglia, stupore per un essere trasparente, luminoso e illuminante. Era un incontro però, non come se fosse una cosa nuova, solo più chiara, completa, piena, nota anche se misteriosa, che mi penetrava e che avvolgeva tutto senza limiti, e anche il tempo mi sembrava si fermasse. Poi capii solo che dovevo aspettare, anche se ancora mi sembrava di stare fuori del tempo, ma aspettare. Quindi tornai ad essere come prima. Era stata tutta un'altra cosa e mi ritrovai per terra.